Si è chiuso il girone di andata con una vittoria importante, siete al secondo posto ma avete fatto comunque un cammino importante, 35 punti per essere una squadra che è partita in ritardo, è ottima cosa. Sì, abbiamo disputato un buon girone di andata, dobbiamo farlo anche al ritorno curando ancora i dettagli e sbagliare sempre di meno. La qualità migliore è quella della compattezza che stiamo trovando sempre di più a partire dall'allenamento, ma anche la qualità che molti giocatori mettono all'occorrenza della squadra. Un pensiero invece per il girone di ritorno, l'obiettivo ovviamente è quello di fare il sorpasso. Certo, ovviamente ce la metteremo tutta, ripeto, dobbiamo sbagliare poco, chiaramente ce la metteremo tutta però. E un pensiero anche sul pubblico di Terna, i tifosi che vi hanno seguito ovunque. È un gran pubblico, è bellissimo vederlo perché appunto ogni trasferta e soprattutto in casa vengono in tanti, ci fanno sentire il loro calore ed è bellissimo questo, veramente si vede in poche piazze, diciamo in poche squadre.